È una fiera di grande successo, devo dire, ci sono tantissime persone in giro, tantissime famiglie, adesso siamo qui con i Vigili del Fuoco che fanno vedere appunto i loro mezzi, ma ci sono tantissime persone, anche tantissime famiglie con bambini nella zona appunto dell'area più agricola, dove c'è stata appunto la possibilità di vedere che cosa è la caseificazione, che cos'è fare il formaggio per i nostri bambini, per avvicinare sempre di più anche a quello che è una realtà del nostro territorio molto importante, quale quella per esempio del mondo agricolo e di tanti giovani che si stanno adesso affacciando proprio a questa attività che nel nostro territorio è una tradizione secolare. Tantissime persone per le macchine, tantissime persone per le macchine agricole. Io credo che ancora una volta sia stato un grande successo di pubblico questa fiera di primavera, che ha previsto peraltro anche tanti momenti culturali e tanti momenti di attrazione che hanno potuto attrarre a Ciriè ancora tantissime persone, migliaia di persone. Ci troviamo in Piazza Vittime dell'Itca, la Fiera dell'Annunziata edizione 2019. Abbiamo con noi il vice sindaco Aldo Buratto e Pier Mario Barbero della Coldiretti. Aldo Buratto, una fiera all'insegna della novità e della tradizione contadina. Sì, all'insegna della novità e all'insegna della collaborazione tra Comune e Coldiretti, e tutti insieme, come si dice, l'unione fa la forza. Oggi è a dimostrazione che questa collaborazione funziona. Il territorio ha risposto, quando parlo di territorio parlo del casino della zona, dei nostri giovani agricoltori, delle famiglie classiche che hanno da sempre investito sull'agricoltura. La dimostrazione che funziona è la presenza di 8 aziende di Ciriè con i loro animali, con tutto il loro, quello che si vede soltanto per televisione, difficilmente in piazza, e quindi anche un invito alle famiglie, cosa che è avvenuta, di partecipare, di essere presente alla festa, non soltanto per guardare i classici animali da fiera, ma vedere proprio come è un'azienda agricola. La dimostrazione di questo sono la presenza di queste aziende, e più oggi si aggiunge anche per la prima volta la caseificazione, quindi vedremo anche fra poco il processo di come si trasforma il latte in formaggio. Quindi direi che tutto sta funzionando bene, si può sempre migliorare, e questo è il nostro impegno. Pier Mario Barbero, dopo anni e anni di completa astinenza da parte dei giovani, vediamo che ritroviamo molti giovani in agricoltura. In un contesto che è quello dell'agricoltura come attività di imprenditori, Coldiretti è al fianco delle aziende che proprio appunto intraprendono, e soprattutto è al fianco dei giovani che vogliono iniziare questa attività innovativa in un modo che, di agricoltura appunto 2, che è quella che riguarda veramente il dare ai consumatori un prodotto che è quello che questo territorio può esprimere in qualità, in quantità e anche in economia come valorizzazione economica. Le problematiche che assillano il settore in questo momento sono veramente tante, soprattutto quelle che riguardano la fauna selvatica, che disturba non soltanto la convivenza civile ma anche e soprattutto quello che è l'investimento delle colture in questa stagione. Adesso la stagione è siccitosa, speriamo che piova presto, e sicuramente in quel momento sarà un momento in cui vedremo purtroppo l'invasione soprattutto dei cinghiali in quelle che sono le colture appena seminate, e sarà veramente un momento non tanto simpatico per dire alla gente di continuare a intraprendere. Però in quest'ottica sia l'associazione sia la ex provincia, la regione, in un contesto nuovo hanno cercato insieme di affrontare un percorso che speriamo che nel tempo sia, se non proprio risolutivo, comunque contenitivo rispetto a un flagello che sta poco per volta erodendo il territorio coltivabile di tutti i comuni, soprattutto quelli vicini al parco della Vauda, e rendendo sterili dei territori che sono stati un fiore all'occhiello della coltivazione fino a poco tempo fa. Quindi questo è l'impegno di Coldiretti a favore dei propri associati, ma anche a favore delle amministrazioni, perché il terreno che diventa il pascolo dei cinghiali diventa infruttuoso, e anche un momento di perdita di reddito e anche di imponibile ai fini di quelle che sono le tasse che uno paga volentieri se il suo strumento di lavoro
produce del reddito col quale puoi pagare quelli che sono le giuste tasse. E la finalità della fiera, oltre che a quella di rendere un servizio pubblico alla cittadinanza, è anche quella di valorizzare le tradizioni in una proiezione futura, che è quella dei giovani, che socializzando in questo modo hanno anche l'opportunità di confrontarsi, di aggregarsi tra di loro e di portare avanti quella che è la tradizione, ma anche quella che è l'innovazione, che sarà il pane del loro futuro. Quindi è importante questo sodalizio che si è sviluppato sul territorio, è importante dargli ogni anno un po' di linfa nuova, e quest'anno ci ha aiutati anche il Padre Eterno, per cui è stata veramente una manifestazione molto sentita e molto riuscita. C'è una grande partecipazione di espositori, anche di mezzi agricoli, e anche un numero molto elevato di produttori con i loro prodotti al servizio della cittadinanza.